Tre giorni esatti, tanto è durata la tregua armata fra clan rivali a Bitonto nel Barese. Giovedì sera l'agguato, al quale è scampato per miracolo Giuseppe Antuofermo, pregiudicato 27enne affiliato al clan Conte. Ieri sera nuova sparatoria. Non erano neppure le 20 e i sicari hanno fatto fuoco in via Lazzati, a pochi metri dal Luna Park allestito per la festa patronale dei Santi Medici. I due nel mirino, rimasti feriti in modo non grave, sarebbero stati avvicinati mentre si trovavano vicino ad un chiosco di panini. Anche stavolta i colpi sarebbero partiti da uno scooter. Arcangelo Vitariello, 19enne incensurato, e Vitantonio Tarullo, 31enne, con precedenti per omicidio, sono stati colpiti alle spalle. Il primo è stato trasportato al policlinico, il secondo sarebbe stato prelevato da un Audi A4 e trasportato al San Paolo di Bari. Sul posto sono subito intervenuti i vigili urbani, che hanno faticato a ripristinare l'ordine pubblico per il panico che si è diffuso fra la gente che affollava il Luna Park e che si è data alla fuga. Gli agenti del commissariato di Bitonto stanno conducendo le indagini.